Sono Dorrino Morra, tutor del progetto Policoro della diocesi di Sant'Angelo dei Lombardi con Sanusco Bisaccia. Essendo anche eh, l'incaricato regionale della Pastorale sociale del lavoro, questo compito mi porta anche ad essere il coordinatore del progetto Policoro nella nostra regione Campania. Porta quindi ad essere attento non solo agli animatori della nostra diocesi, alle diocesana e al progetto che cresce che si muove nel territorio diocesano ma essere anche a disposizione degli animatori e dei tutor delle varie diocesi presenti in Campania. L'idea di questo documentario nasce dal voler dare un'attenzione ai gesti concreti che in questi 13 anni di presenza del progetto Policoro nella nostra diocesi hanno preso vita sono il frutto delle idee dei vari giovani che hanno incrociato nel loro cammino il progetto Policoro il mio compito principale è stato ed è continuamente quello di ascoltarli nel momento in cui portano le loro idee aiutarli nel valutare le scelte dovute anche secondo le loro idee e le potenzialità le capacità e giungendo così dopo, insieme con l'Equipe, alla messa in opera delle loro idee, che diventano una piccola realtà nel nostro territorio diocesano. Tutto questo, come abbiamo detto, non lo svolgo da solo, ma lo svolge l'Equipe diocesana, e quindi la presenza della pastorale giovanile, mediante il suo referente, Don Piero Fulchini, il direttore della Caritas diocesana, Don Alberico Crella, e senz'altro l'aiuto prezioso dei vari animatori che si sono susseguiti nella nostra diocesi ed anche gli animatori di domani, tra cui la prima di domani sarà ed è Gerardina Casciano, che è presente al suo tavolo, al suo sportello del progetto Policoro. I gesti concreti nati eh, nella nostra arcidiocesi sono a oggi sei. Il primo gesto concreto è una cooperativa sociale di tipo A e B in continua evoluzione, cosa caratteristica proprio di una cooperativa, di cui abbiamo il presidente e uno degli ex animatori di comunità. A fianco ad essa sono nate poi nel tempo due attività commerciali nell'ambito di articoli religiosi. Esse sono, si trovano collocate all'estremità della nostra arcidiocesi anche per un'attenzione al territorio e anche qui abbiamo uno dei due eh, titolari, è un ex animatore di comunità. Nel tempo poi è nata un'associazione di promozione sociale che interagisce molto con i giovani di una parrocchia in quanto il suo intento è quello di avvicinare e di far crescere le relazioni eh, tra i giovani nell'ambito della cultura teatrale. Il quinto gesto concreto, nato nella nostra diocesi, ha un'esperienza totalmente diversa. Non è frutto solo di un'idea di un giovane, ma è il risultato di un'attività di una famiglia che si è messa nuovamente in discussione, tenendo anche presente la situazione economica che vive tutto il paese. E questa famiglia ha messo su un'attività sartoriale. L'ultimo gesto concreto è in ambito dell'artigianato ed è un'attività di parrucchiere accunciatore e anche qui il titolare è l'attuale animatore di comunità. Attraverso questo piccolo lavoro si vuole augurare ai giovani di poter far conoscere le loro idee alle diocesi, incontrare il progetto Policoro trasformando le idee in realtà. Io allora, sono Marco Longo, presidente della cooperativa Il Germoglio, gesto concreto dell'Arcidiogesi Sant'Angelo Lombardi con Sanusco Bisaccia. Sono ex animatore di comunità e ho cominciato questa avventura nel 2007 insieme ad alcuni amici coetanei. Eh, abbiamo diverse attività eh, che eh, gestiamo sia a livello comunale, sia a livello sovraccomunale sia ehm, a livello privato. Per lo più le nostre eh, diciamo, attività si orientano sulla casa per Villa del Seminario, ex Seminario Metropolitano, questa struttura che ehm, abbiamo avuto incomodato d'uso gratuito dall'Arcidiocesi dall nel 2007. Eh, accogliamo gruppi eh, di parrocchi, di associazioni anche laicali e ehm, anche eh, singoli e eh, squadre eh, sportive durante il periodo eh, estivo. Durante il periodo invernale invece eh, facciamo un, un turismo più legato agli eventi del territorio. Questa struttura riesce ad ospitare circa eh, 60 persone, è eh, costituita su due eh, livelli che possono accogliere e soddisfare le esigenze delle persone. Tra le altre attività che portiamo avanti insieme agli altri ci sono quelle della Casa di Reclusione Sant'Angelo Lombardi dove insieme ai detenuti abbiamo costituito una fattoria sociale al fresco di cantina dove ci occupiamo di produzione e trasformazione del vino. Attualmente abbiamo otto detenuti assunti che si occupano di produrre e vinificare dei bianchi DOC e IGT. Sono Angelo Fuschetto, sono uno dei soci della cooperativa sociale Germoglio. E seguo questa attività di riabilitazione con detenuti presso il carcere di Sant'Angelo dei Lombardi. Il lavoro all'interno del carcere che riguarda il vigneto poi viene trasferito all'esterno in questa cantina che abbiamo realizzato con molti sacrifici diciamo, da qualche anno. I detenuti sono impegnati quindi sia nella fase di coltivazione delle uve sia in quella di trasformazione. Escono con me ogni giorno dalle 8 del mattino fino più o meno alle 6 del pomeriggio e trascorriamo le giornate in questa cantina. Abbiamo un agronomo che ci segue ed un enologo così i detenuti possono diciamo, prendere tutto ciò che riguarda eh, la coltivazione ma anche la trasformazione delle uve, cioè entriamo in questa cantina con l'uva che coltiviamo al carcere e viene trasformata in un prodotto finito che è il vino fino a raggiungere una bottiglia che è quella del nostro vino, il vino Galeotto. In questa attività ci dà molte soddisfazioni, infatti il nostro vino è molto apprezzato, ma soprattutto la soddisfazione più grande è quella che diamo ai detenuti la possibilità di imparare un mestiere. Un mestiere che è molto richiesto oggi all'esterno, quindi è spendibile successivamente a fine pena, sia per quanto riguarda la coltivazione sia proprio per il lavoro di cantiniere che viene effettuato in questa cantina. Abbiamo diverse tipologie di vino che produciamo va dall'aglianico uh, il pini ad hoc fino ad un taurasi, uh, mentre per i bianchi uh, abbiamo un fiano, una falanghina, una coda di volpe e un greco di tufo. Um, per il futuro abbiamo intenzione di ultimare la cantina con una sala degustazione dove si può fare anche um, uh, piccole serate, degustazione di vini. e uh, Inoltre abbiamo l'obiettivo di raggiungere comunque nel breve termine. Um, il Vin Italia a Verona, quindi proporre il nostro vino comunque a una comunità più grande, una comunità nazionale. Ci serve un po' di, di impegno e un po' di esperienza, un po' di anni in più per raggiungere questi obiettivi, però siamo lanciati diciamo, in corsa verso questi traguardi che a breve sicuramente arriveranno. Tra eh, i compiti eh, di ogni socio della eh, cooperativa, oltre ad avere una eh, situazione aggiornata sul, eh, sull'andamento e sulla eh, rendicondazione a fine anno perché eh, usufruiamo anche di fondi eh, comunitari. Ci occupiamo di eh, attività e servizi eh, secondari che sono quelli che andiamo a gestire nel comune di Guardia Lombardi, che eh, sono quelli dell'attività museale e del trasporto scolastico nel comune di Sant'Andrea, che sono quelli dell'Informa Giovani e delle pulizie cimiteriali, e ehm, da eh, circa qualche mese abbiamo preso in gestione la piscina comunale di eh, Caposele, eh, fiore all'occhiello della, della parte del, del Sele. Sono Giuseppe Chieffo, socio della cooperativa Sociale il Germoglio di Sant'Angelo dei Lombardi e oggi ci troviamo eh, nella piscina comunale di Caposele. Da quest'anno, da settembre, eh, gestiamo come cooperativa eh, e grazie alla quale stiamo riuscendo a eh, promuovere i nostri principi. Eh, anche tramite lo sport, attività che finora non eh, avevamo ancora intrapreso. Abbiamo avuto la gestione della struttura eh, tramite un bando pubblico del comune di Caposele, eh, bando che prevede eh, la gestione della struttura appunto per tre anni. Questo è il primo anno, ovviamente, è stato più un anno eh, sperimentale di studio, nel quale abbiamo provato ad introdurre. Eh, attività anche particolari come riabilitazione in acqua, eh, corsi di nuoto per disabili, eh, diciamo, eh, abbiamo sperimentato eh, tutti quei principi che hanno eh, ispirato la costituzione della nostra cooperativa anche in questo settore, li abbiamo portati anche nel, nel nuoto. Abbiamo un gruppo di ragazzi eh, che eh, fanno attività agonistiche, eh, partecipiamo a gare provinciali, gare regionali, anche eh, con buoni risultati dei nostri atleti. In questa struttura eh, riusciamo a, ad, ad occupare una quindicina di persone, eh, tutte locali, eh, tutte, tutti i ragazzi di Caposele. Eh, quindi anche in questo eh, siamo felici e soddisfatti di aver raggiunto un altro dei nostri eh, obiettivi principali, quello di eh, ridurre quanto più possibile eh, la fuga dei giovani dalle nostre terre. L'aggregazione dei giovani, il loro modo di mettersi in gioco, eh, può portare eh, a dei risultati e a delle prospettive future. Questo discorso di cooperativa che ci lega al territorio e ci permette eh, di lavorare. Le difficoltà che andiamo ad incontrare tutti i giorni e che abbiamo incontrato fin dall'inizio riguardano soprattutto ehm, la disoccupazione giovanile che c'è qui in Altirpinia e la classe dirigente, ovvero quella politica, che ha eh, in un certo senso eh, dato il posto di lavoro eh, attraverso raccomandazioni, voto di scambio. E' quello che noi eh, oggigiorno andiamo a combattere eh, presentandoci con la faccia pulita, con la faccia eh, derivante dal progetto Policoro, eh, dall'economia civile che ci eh, fa essere perseveranti e ci fa andare eh, avanti con la schiena e la testa dritta. Sono Bruna Cerracchio, sono commercialista, ho studio a Conza della Campania, ho conosciuto il progetto Policoro in parrocchia, ho deciso di mettermi a disposizione del progetto fornendo consulenza ai ragazzi che vengono allo sportello per presentare la loro impre idea imprenditoriale. Questo è il mio ruolo all'interno del progetto Policoro. Ci troviamo a Sturno nel negozio Dom. Questo negozio è nato anche tramite l'aiuto del progetto Policoro. E fa parte della Diocesi di, di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco e Bisaccia. Questo negozio spazia tra vari articoli: tra l'angolo libreria, l'angolo di arte sacra come oggettistica religiosa. Abbiamo anche i prodotti tipici dei monasteri d'Italia, dove anche possiamo trovare anche delle creme, confetture, tisane. Oltre a questo possiamo trovare anche l'angolo di incensi, abbiamo anche i paramenti sacri. Il nome domme nasce così, per pura casualità, anche perché mio padre mi ha consigliato di mettere dom perché ha una locuzione latina, Deo Optimo massimo. quindi da questo Dio Onnipotente Massimo, quindi è nato anche l'idea di questo qua, anche se qualcuno e il nome ne fa doppio, essendo mi chiamo Domenica Antonio, quindi dom come Domenica Antonio per abbreviare il mio nome, ma in realtà ha tutt'altro significato il nome di questa attività. Come clientela, oltre a quella di Sant'Angelo Lombardi, insomma della diocesi di Sant'Angelo, abbiamo anche altre diocesi, come la diocesi di Avellino, la diocesi di Ariano Irpino e non ultimo anche la diocesi di Foggia. E come tutte le attività all'inizio nascono così quasi per prova eh, come articoli religiosi il primo ne negozio della nostra diocesi è stata un'idea un po' avventata la mia un pochettino mi sono imbattuto su questa cosa pensando di non farcela anche se ero molto convinto di portare avanti questo progetto eh, però a dire il vero tutto questo l'ho superato nel corso degli anni perché mi hanno dato la spinta soprattutto non solo il clero della nostra diocesi, anche se in parte, non del tutto, tutto il clero, ma bensì anche chi ha contribuito molto è stata la diocesi di Avellino. Io credo che ci sia molto, eh, molto da fare ancora perché ha bisogno di crescere, una, ha bisogno di, se io non giro oggi il sacerdote vuole la persona che vada a trovarlo, la persona che abbia il contatto, che il sacerdote venga qua. Una volta che l'hai conosciuto, prima non viene, oggi sono solo, ma prossimamente ci sarà anche qualcuno che mi possa affiancare, perché portare avanti una determinata attività da solo non, non si può andare da, avanti da solo, ha bisogno sempre che qualcuno faccia anche da trasportare insomma, la merce anche fuori e, e per muoversi a volte il negozio deve essere chiuso, allora ci vuole una persona fissa qui nel negozio e magari una persona che possa girare e conoscere anche l'ambiente esterno, oltre a quello del nostro territorio già conosciuto, però perché molte parrocchie hanno, noto che hanno ancora il bisogno eh, di conoscere meglio questa attività. Il sacerdote, quando trova qualcuno della nostra zona, forse si sente più a suo agio, perché dice un ragazzo, eh, qualcuno della, della mia terra qua vicino, non viene da lontano, allora si sente incoraggiato pure da, di più ad acquistare e eh, avere qualcosa insomma pure a livello di, di fiducia ecco fiorenzo vespasiano della diocesi di san angelo lombardi sono attualmente il segretario regionale del progetto policoro della regione campania e ho incrociato il progetto oramai nel lontano 2008 perché sono stato tra i promotori della, di un gesto concreto qui nella mia diocesi da allora ho fatto poi sempre parte del, dell'equipe diocesana del progetto Poligoro e il mio impegno è continuato eh, con la carica diciamo, di segretario regionale e siamo continuamente impegnati a livello regionale nell'attuazione eh, nell del progetto e nella promozione del progetto. In particolare ci occupiamo della formazione degli animatori di comunità che eh, quest'anno abbiamo insomma, una quarantina di animatori di comunità perché abbiamo sperimentato per la prima volta in Campania una formazione anche interregionale con la regione Basilicata. E il progetto in Campania eh, coinvolge il 95% delle diocesi e di fatto insomma, ci, ci chiama, ci coinvolge a, ad essere continuamente parte attiva eh, insieme eh, come equip regionale insieme a quelle eh, diocesane. Infatti l'impegno che noi quotidianamente eh, diamo non è sol soltanto e meramente rispetto al, al rapporto con gli animatori ma anche nelle, con le singole eh, realtà mh, di gesti concreti, equipe diocesane di tutta la, di tutta la regione. Abbiamo coinvolto ehm, un'agenzia formativa anche per, eh, che ci affianca e ci supporta nella formazione del, degli animatori e eh, questo perché, in particolare, abbiamo, voluto, insomma, abbiamo operato questa scelta anche per. Come dire di scostarci leggermente da quella che era l'interpretazione che fino a quel momento era stata data al progetto Policoro eh, a livello regionale coinvolgendo anche um, questa agenzia formativa che sostanzialmente è un, appartenente al mondo eh, laico non direttamente inserita in, in contesto ecclesiale e questo ha permesso agli animatori anche di confrontarsi direttamente con quelle che sono le, le idee e anche le sfide che altre, altre agenzie, altri enti si propongono rispetto a uno sviluppo di lavoro e di occupazione nel, nel Mezzogiorno e quindi, fondamentalmente, alla risoluzione del problema della disoccupazione giovanile. E, e, il successo del progetto Policoro in eh, Campania è evidenziato soprattutto dal fatto che sono coinvolte il eh, 95%, 95 delle, delle diocesi e questo ha portato una continua, e porta a una continua nascita di gesti concreti che spaziano dalle cooperative sociali a imprese individuali e abbiamo fondamentalmente possiamo dire che abbiamo raggiunto il, un risultato eh, Insomma, ottimale rispetto al fatto che eh, si sono generati un eh, discreto numero di posti di lavoro e soprattutto si è iniziata ad inculcare una cultura lavorativa da parte dei giovani eh, coinvolti nel progetto, a partire dagli animatori ma anche ai tanti, eh, alle tante persone che sono state eh, inserite o eh, contattate nel, nei singoli centri di servizio diocesani. Eh, Campania hanno, insomma, hanno ehm, coinvolto tutti questi giovani anche nelle scuole con tanti progetti e iniziative. Allora qui ci troviamo a Senerchia in provincia di Avellino, io sono Donato Gasparro. E eh, questa è la mia attività, la mia attività lavorativa, Michael Articoli Religiosi, e questa attività ha una sua storia, è nata da una mia esperienza molto forte, un'esperienza che mi ha segnato molto nella vita, il progetto Policoro. Di cui sono stato animatore di comunità fin dall'inizio, dalla nascita del progetto Policoro nella diocesi di Sant'Angelo il 1 febbraio 2003. Questa esperienza l'ho vissuta in piena, veramente in maniera molto piena, partecipando a tutti i corsi di formazione che venivano proposti nell'ambito del progetto e da questa formazione, quindi maturando questa cultura che doveva superare l'ottica del posto fisso. Per la, verso la ricerca di qualcosa che potesse mettere a frutto le risorse del nostro territorio, mi sono fermato a riflettere su quale doveva essere anche il mio futuro lavorativo. E ehm, a questo punto poi subentra un'altra mia esperienza, forse ancora più forte, che è la mia, grazie a Dio, la mia formazione. Cristiana, il mio aver sempre vissuto la vita della, della Chiesa, della mia parrocchia e poi anche della, della mia diocesi. E quindi per poter restare nell'ambito di ciò verso cui ero personalmente e naturalmente proteso, che era proprio la mia, il mio legame alla Chiesa, ho pensato a questa attività di vendita di articoli religiosi e di altre sacre. Esaminando anche la realtà del nostro territorio, perché nel nostro territorio non vi era questo tipo di attività, i nostri sacerdoti, molti, per la maggior parte anziani, erano costretti ad uscire, ad andare fuori, quindi a Napoli eh, o altrove, allora ho pensato che così potevo avere sia un'opportunità lavorativa per me, sia offrire un servizio ecclesiale al territorio della mia diocesi come si svolge questa mia attività. Cerco di servire al meglio eh, le parrocchie fornendo a, a ogni prodotto anche a domicilio. Capisco pure che venire a Senelchia, so per dire da Volturara, sarebbe anche un problema non indifferente. Allora io mi sono proposto anche di fornire a domicilio i nostri, i nostri sacerdoti e le nostre parrocchie. Non posso negare però che in tutto questo entusiasmo e eh, questa voglia di poter fare, eh, che comunque dal 21 gennaio 2013 che è nata questa mia attività, comunque riesco ad, ancora, riesco ad andare avanti nel miglior modo possibile, però non posso negare che anche le difficoltà ci sono state e ci sono tuttora. La difficoltà che non mi aspettavo è che, eh, pur essendo nata questa mia attività come servizio ecclesiale oltre opportunità lavorativa, però non sempre è stata colta eh, così come doveva, mh, così come doveva diciamo, la nascita di questa attività, avrei voluto in poche parole un maggiore sostegno. Anche da parte delle parrocchie della nostra diocesi, almeno, che molte volte c'è proprio purtroppo una, eh, 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 una mentalità per cui porta le persone e anche i sacerdoti a voler andare fuori. Questo un poco mi è dispiaciuto. Ovviamente, però così come ho detto questo non mancano però anche eh, tante parrocchie che comunque anche in un'ottica di carità come sostegno al bisogno dell'altro, il sostegno del prossimo significa aiutare anche un'attività del territorio perché il, il lavoratore, il giovane o il lavoratore del territorio che cerca di realizzarsi non sia costretto a chiudere e andare fuori e poi ho cercato di spostare anche la mia attenzione verso le diocesi vicine, qui siamo a Senerchia, siamo i confini tra la provincia di Avellino e di Salerno, e fra la diocesi di Sant'Angelo Lombardo e di Salerno, poi c'è anche l'altra vicina diocesi di Teggiano, e sto cercando di entrare anche in queste realtà, eh, queste altre diocesi, dove comunque. Si trova la risposta di parrocchie e di sacerdoti eh, che rispondono a questa esigenza e quindi preferiscono sostenere questa attività del territorio e, e, e così si riesce ad andare avanti. È ovvio che ci sono le difficoltà in tutte le attività lavorative che si, che si avviano, avviano, però avviare un'attività e cercare di far fruttare delle risorse è sempre qualcosa che vale la pena fare. Non andiamo via, non facciamo morire i nostri territori, ma diamoci da fare. Ci saranno momenti di scoraggiamento, però quando si cade a terra poi ci sono anche i momenti in cui ci si, ci, si può, ci si può sollevare. Non mi sento assolutamente pentito dell'attività intrapresa da tre, da tre anni eh, ad oggi. Sono propenso ad andare avanti e magari a migliorarla in progetto per poter eh, vivere in maniera sempre più tranquilla, perché molte volte è la tranquillità che manca, perché quando non ci sono delle ordinarietà di risposta e quindi delle garanzie di poter arrivare a fine mese bisogna eh, analizzare che cosa fare. Il progetto è quello di allargare eventualmente questa attività verso qualcosa di attinente per poter cercare di, di, di ottenere di più e di offrire anche di più e quindi perché l'attività lavorativa possa avere una risposta, una risposta maggiore. Quindi quello che posso dire, andiamo avanti, io mi propongo, propongo a me stesso di andare avanti con maggiore forza, maggiore fiducia e maggiore coraggio e poi alla fine ci dobbiamo affidare sempre al Signore perché è Lui poi l'ispiratore di tutte le cose. Ciao, sono Angelo Sibiglia e sono il presidente della compagnia San Francesco. E siamo nati nel 2014 marzo, quindi quest'anno fa due anni, e facciamo parte del progetto Policoro. E noi qua ad Aquilonia siamo in un contesto molto piccolo, però insomma ci sono giovani che hanno voglia di proporsi, di, 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 di lavorare e, e quindi abbiamo pensato al progetto Policoro e abbiamo riferime, fatto riferimento alla nostra diocesi. E il progetto è nato dalla voglia di, di, di 30 e più ragazzi e di mettersi insieme per creare qualcosa. Per il momento ci siamo dedicati al teatro. E, e appunto al, al, alla recitazione abbiamo dato nome a questa associazione Compagnia San Francesco perché ci siamo ispirati proprio a San Francesco che è il santo dei giovani e anche per un sogno nel cassetto, che è quello di poter rappresentare la storia di San Francesco nell'antico borgo di Carbonara, dove in effetti è iniziata la prima attività di questa associazione. E, infatti abbiamo realizzato una rappresentazione vivente, una via Crucis, nel 2011. E abbiamo fatto rivivere questo borgo antico distrutto dal terremoto del 30 Poi, anche per integrare altri giovani, abbiamo deciso di realizzare un musical liberamente tratto dal risorto di Daniele Ricci, dove i giovani si sono potuti integrare perché potevano esprimersi anche attraverso la danza ed il canto e quindi. Uh, si è allargato il cerchio e quindi si sono aggiunti una quarantina di giovani. L'associazione nasce con uh, l'idea di aggregare, ma anche di creare relazioni umane, ma soprattutto nasce con l'idea di fare volontariato e attività di solidarietà nella comunità. E come prospettive per il futuro ecco, speriamo. Grazie anche a questo progetto Policoro che è un segno di speranza per noi, la speranza di poter ricominciare, di non fermarsi, di continuare ad andare avanti in una, un momento un po' difficile per la nostra comunità e il nostro pensiero va ai tanti giovani che spopolano questo posto e che ad una certa età vanno via, finite le scuole superiori per cui, e non tornano più. Quindi il nostro sogno sarebbe quello di poter far ritornare questi giovani in questo paese e di poter completare quelle che sono le finalità del progetto Policoro. I giovani ce li abbiamo, il Vangelo lo annunciano attraverso questo musical, vorremmo che ci fosse un po' di lavoro e questa è la speranza di questa nostra associazione. La mia esperienza all'interno di questa associazione è stata partecipare. A, questa, a, questo, a questo musical, a questa manifestazione, a questo momento di festa che si creò all'inizio nella nostra piccola comunità. La mia personalissima eh, impressione eh, è stata quella di, eh, di, vivere un momento, di vivere un momento magico e di aggregazione, soprattutto eh, con noi giovani, con, eh, e di, ho, ho avuto anche l'opportunità anche se Aquilonia è una piccola comunità, però a volte non ci si conosce bene, ho avuto l'opportunità di conoscere tanti coetanei e tanti ragazzi più piccoli e più grandi di me. Quindi, eh, l'Associazione eh, San Francesco è stato un, um, ecco, un, un incubatore di, uh, di, di generazioni, se, se così si può, si può definire, dove all'interno abbiamo sviluppato. Uh, questo piccolo progetto teatrale l'abbiamo messo in scena e abbiamo avuto anche un, uh, un discreto risultato perché la comunità è stata, è stata presente, ci ha <ride> acclamati se, se così si, si può dire quindi credo che mh, sempre all'interno dell'associazionismo in, in generale si possono creare idee si possono creare iniziative si può creare da una da una, da una passione, da un gioco, da un divertimento, qualcosa per, no, per, il nostro, per il nostro futuro, perché noi ci crediamo, ci crediamo in questa terra, ci crediamo in queste persone. Quando ero piccola guardavo la luna, affascinata da tanta bellezza. Pensavo che fosse un volto umano che mi sorrideva. Credevo che fosse un astro, quella meravigliosa sfera che rifletteva la luce del sole. Trasformandola in policromi, colori dei quali s'ammantava. Poi seppi che faceva da schermo alle nuvole, sparse nel cielo, quelle disegnavano profili che la mia fantasia rendeva umani. Ma per il mio cuore nulla cambiò. Quel volto continuò ad ispirarmi fiducia, simpatia e buon umore. Col passare del tempo divenne addirittura magica. Assistevo con la mia ragazza al calar del sole, al suo apparir e lei gioiva. La gente diceva che io sognavo. Poi passarono gli anni e la sorpresa. L'uomo, Armstrong, giunse sulla luna. Rimasi un po' perplessa. Mi sembrò una... Profanazione, ma presto mi riebbi. Col tempo mi assalirono altri dubbi, ma non si infranse mai il mio sogno, che continuai a cullare. Oggi la luna mi affascina ancora più, anzi mi incanta. Quel volto mi sorride ancora, a volte addirittura mi fa l'occhietto. Siamo in Altergon Italia, una società farmaceutica svizzera che ha scelto di insediarsi in Altirpinia 14 anni fa, nel 2001. Eh, mi chiamo Maurizio Pagliuca, sono il direttore di stabilimento e il direttore tecnico di questo uh, stabilimento produttivo. Uh, L'insediamento uh, si è sviluppato nel corso di questi uh, anni. Eh, oltre due lustri, eh, con un investimento economico progressivamente sempre più impegnativo, essendo arrivati ad investire in Altirpini a oltre 60 milioni di euro. Eh, la nostra attività è concentrata sulla produzione di farmaci eh, innovativi e sulla produzione di principi attivi biotecnologici. Noi infatti in collaborazione con delle importanti università del Meridione, in particolare Napoli, abbiamo sviluppato dei processi eh, proprietari eh, biotecnologici attualmente tutti brevettati. Eh, L'esperienza in Altirpinia eh, per quanto mi riguarda è iniziata appunto nel 2002 con eh, l'avviamento di questo eh, progetto e eh, per poter eh, rispondere ai miei obblighi lavorativi mi sono anche trovato una sistemazione logistica eh, nei pressi eh, dello stabilimento quindi, come scelta di vita, ho eh, abbracciato l'Altirpinia a 360 gradi. E posso dire che ad oggi, dopo oltre due lustri di permanenza in quest'area, l'esperienza è eh, totalmente positiva, sia da un punto di vista umano che da un punto di vista professionale. Lo scotto che noi abbiamo pagato insediandoci in quest'area è stata di trovare di non trovare immediatamente eh, maestranze qualificate per il nostro settore, che è un settore di nicchia molto particolare, non essendoci dei precedenti farmaceutici in Altirpinia, stiamo formando, abbiamo formato e stiamo formando eh, tutti i nostri dipendenti, la maggior parte dei nostri dipendenti. Eh, venendo alla mia esperienza privata eh, nell'ambito del progetto Policoro, Uh, il referente della diocesi, Don Rino Morra, mi chiese alcuni anni fa uh, di poter fare una testimonianza agli studenti uh, del plesso di Sant'Angelo dei Lombardi. In questo ambito io volentieri aderì, poi successivamente alla mia personale adesione anche l'azienda ha partecipato al progetto Policoro ogni anno, rinnovando le testimonianze di altri manager e di altri tecnici che abbiamo importato da altre parti della regione Campania o da altre parti d'Italia qui in Morra de Santis. Eh, io eh, credo che eh, una testimonianza fatta ai giovani che partecipano a Policoro eh, sia come fare una testimonianza educativa ai propri figli. Mi sono infatti trovato ad interfacciarmi con giovani ehm, la cui età variava da 15 a m, più o meno 18-19 anni, è una mia stima, eh, e quindi ho parlato ai miei figli e ho detto di impegnarsi. Di non dare retta alle chiacchiere che qui non si trova lavoro, che tutto è nero, che tutto è negativo, perché se ragionassimo tutti così saremmo finiti, faremmo solo le vacanze in Altirpinia. Invece, noi siamo degli operatori economici, degli operatori industriali che stiamo premendo sul territorio per farci portare infrastrutture, per farci migliorare lo standard di vita eh, condiviso poi con le famiglie che stanno attorno allo stabilimento, perché quello che c'è in stabilimento, più o meno vorremmo che ci fosse anche. Nelle, nelle città, nei paesi e nelle nostre abitazioni. E quindi dico a questi ragazzi ogni anno di studiare, di qualificarsi, di non dar retta a, a chi vede solo negativo, di non scoraggiarsi di fronte a eventuali iniziali fallimenti, di impegnarsi anzi ancora più a fondo e di collaborare fra di loro, perché la competitività è una cosa sana ma se nasce nell'ambito di un team e di un lavoro di gruppo. Quindi eh, diciamo, l'esperienza eh, vuole essere una testimonianza di vita e di lavoro, molto seria, molto sincera, eh, mh, perché nella vita non serve a, nullo, a nulla barare e quindi eh, ho esortato più volte i ragazzi a ehm, diciamo, essere molto seri con se stessi e a cercare di seguire la propria inclinazione facendo eh, e studiando e poi applicando le proprie conoscenze in settori di proprio piacimento. Creazione Angela è una sartoria su misura eh, che ha al suo interno la produzione e la realizzazione di capi eh, ecclesiastici, ma non solo questo. Eh, Creazioni Angela è anche una sartoria su misura a 360 gradi. Mm, L'attività la la, di Creazione Angela nasce eh, ufficialmente eh, a settembre del 2014, eh, da una idea nata così per caso perché eh, essendo stato ordinato diacono ehm, c'era l'esigenza di eh, dover acquistare le dalmatiche dei, degli altri colori liturgici eh, visto che mi era stato fatto dono dalla diocesi del colore bianco. E allora, con Angela, eh, pensammo di, di, che fosse lei a, a poterle realizzare. Direttamente senza acquistarle, e, e quando lo utilizzai la prima volta i miei confratelli diaconi mi chiesero di, poterlo, di poterle fare pure per loro. La, la cosa riuscì abbastanza bene e, e il vescovo Alfano ci fece la proposta: insomma, disse ad Angela, ma perché non pensi di realizzare qualcosa del genere visto che eh, comunque in zona? Non c'è niente, bisogna comunque andare a Napoli. Per cui questa idea balenò nella nostra mente, e così piano piano pensammo di realizzare comunque un'attività che Angela aveva sempre portato nel cuore. E man mano che è maturata abbiamo poi pensato di inserire. Eh, a fianco di Angela eh, un'altra mano forte che è quella di nostro figlio Antonio. Eh, così abbiamo chiesto aiuto in, in diocesi, eh, essendo venuti a conoscenza del, del progetto Policoro. Eh, ne abbiamo parlato con il responsabile, con Torrino, eh, il quale è entusiasta insieme a Monsignor Alfano. Eh, abbiamo messo uh, su uh, il progetto uh, insieme a lui, eh, ci ha indicato come poter accedere a, a un finanziamento per poter realizzare eh, l'attività e quindi nel 2011 abbiamo cominciato a, a produrre tutti gli incartamenti del, eh, per poter eh, accedere ai fondi che, che ci avrebbero aiutato a, a realizzare il progetto. Le difficoltà eh, all'inizio ce ne sono state tantissime, anzi, proprio il giorno dell'inaugurazione eh, ho sottolineato proprio questo: eh, che quando abbiamo preso questa decisione ci dicevano un poco: eh, siete pazzi, perché comunque gli altri negozi chiudono e voi aprite, eh, oppure mh, vi rendete conto in che, eh, a che cosa andate incontro, però diciamo che la nostra è stata sempre un po' una famiglia pazza e allora pure per, per Antonio, un po' per la situazione di Salvatore che stava in cassa integrazione, e pure la mia, abbiamo preso questa decisione. Io sono Antonio e eh, l'idea di entrare nel progetto Creazioni Angela è venuta a tutte e tre in quanto comunque serviva qualcuno che dovesse mettersi a, alla progettazione e all'elaborazione dei ricami, eh, proprio perché mh, sviluppando idee su paramenti sacri, anche facendo personalizzazioni eh, come per esempio camicie da uomo, eh, avevamo lo, la necessità che qualcuno... Eh, Avesse questo compito e quindi in primis mi misi in gioco eh, cercando di sfruttare al meglio le, le conoscenze, diciamo, informatiche che avevo. e Da lì quindi è nato il, il mio impegno verso Creazioni Angela, eh, che tuttora porto avanti e che, a cui mi sto dedicando completamente. Creazioni Angela ha prodotto anche casule, stole e dalmatiche per eh, alcuni cantautori italiani, eh, quali Don Mimmo, Iervolino di Pomigliano d'Arco e Don Giosicento eh, di Roma, con i quali abbiamo comunque un rapporto di amicizia che ci lega. Queste sono alcune stole che abbiamo eh, proprio adesso finito di ricamare per eh, Don Giosicento per eh, un progetto che lui tiene molto a cuore, che è il progetto L'UNG. La prospettiva che Creazione Angela si è prefissata è quella di crescere, di allargarsi e di dare futuro. Cerchiamo e abbiamo il, il sogno e speriamo quanto prima la concretezza di allargarci e di dare lavoro eh, anche eh, a chi il lavoro non ce l'ha ancora. Ciao, sono Carmine Pepe, eh, siamo nella mia attività, il mio gesto concreto, che appunto è nato proprio con il eh, progetto Policoro della diocesi di Sant'Angelo de Lombardi con Sanusco e Bisaccia. Come è nata questa attività? dall'estate 2013 sono venuto a conoscenza del progetto Policoro tramite eh, il mio parroco che mi ha fatto una diciamo una piccola proposte e mi ha invoiato a, a essere il nuovo animatore. Da questa esperienza è nata, eh, diciamo, con le, le formazioni nazionali, le formazioni regionali che vado ancora a fare, dato che sono ancora animatore in carica, eh, mi ha portato a pormi una domanda, far conoscere agli altri cos'è il progetto oppure eh, mettere anch'io su qualcosa e portare davvero un gesto concreto con la mia attività. Ci siamo messi in cammino verso questa nuova avventura. Non è stato un cammino facile, ma un cammino ricco di problematiche, ricco di paure, timore, però alla fine diciamo siamo qui, quindi questa è una grande soddisfazione. È arrivato il giorno 3. 3 maggio 2015 che ho aperto eh, questo piccolo salone di acconciature, parrucchiere, barbiere. Eh, barbiere perché in particolare? Perché a me piace che la tradizione si deve portare avanti. Diciamo che barbieri ce ne stanno pochi ormai, la maggior parte sono tutti parrucchieri. Io faccio il parrucchiere sì, però voglio mettere anche il, il settore da barba. Anche se adesso va alla moda della barba, quindi non se la tagliano nemmeno per il momento. però l'importante è avere questa tradizione e continuare a, a coltivarla. Ed ecco che il 3 maggio abbiamo inaugurato, c'è stata una bellissima partecipazione, la piazza qua avanti era pienissima, ricca di sorprese: sono venute persone con i tamburi a suonare. Ringrazio Dio che le amicizie sono tante, quindi. Fino adesso l'abbiamo sempre coltivata insieme, quindi diciamo questa è anche un'altra un spinta in più che ti fa andare avanti. Prospettive per il futuro è quello di, di crescere sempre di più, se riusciamo anche di ampliare l'attività, ampliare il salone, svolgere anche altri servizi che non ci sono. Eh, fare delle collaborazioni con tipo il fotografo, tipo, eh, la truccatrice, tipo, eh, il fioraio, che comunque riguarda molto il mondo delle cerimonie e delle acconciature, di fare dei festival eh, all'insegna della moda, all'insegna del, delle acconciature, eh, quindi diciamo di, far, di crescere su questo settore, eh, coltivare e anche creare, perché no? creare e mettere sul campo e così si, si cresce ancora, ancora di più. Io non aspetto altro che mi venite tutti a trovare, quindi mi trovate in Piazza della Vittoria a Lioni, pronto ad accogliervi e a mettere in risalto la vostra bellezza e uscire di qui davvero soddisfatti. Cari fratelli e sorelle, vi do il mio cordiale benvenuto. Grazie di essere venuti numerosi. Vent'anni fa nasceva il progetto Policoro, frutto del convegno ecclesiale di Palermo. Il vostro lavoro io l'ho molto a cuore, perché soffro quando vedo tanta gioventù senza lavoro, disoccupata. Pensate che qui in Italia dai 25 anni in giù quasi il 40% cosa fa un giovane senza lavoro? Si ammalla e deve andare dallo psichiatra? Dallo psichiatra. O cade nelle addizioni o si suicida. Le statistiche dei suicidi giovanili non sono pubblicate, eh? ma sì, si scamotaggiano così. O cerca qualcosa? che gli dia un ideale e, e, e fa il guerrigliero, ma pensate, questi giovani sono la nostra carne, sono la carne di Cristo e per questo il nostro lavoro deve andare avanti per accompagnarli e soffrire in noi quella sofferenza nascosta, silenziosa, che gli angoscia tanto nel cuore. Vi assicuro la mia preghiera, vi sono vicino, contate su di me per questo, perché questo è... mi tocca tanto. Eh? E per favore... E per favore non dimenticatevi di pregare per me perché anche io ho bisogno di preghiere.